Vediamo se è pronto il collegamento. Eccolo qua. Dunque, Sergio Catalani, vedo che si trova già in via Borgo Metauro con un ospite. Allora, Sergio, prima di intervistare l'ospite, raccontaci com'è successo e cos'è successo, la dinamica dei fatti, perché tu sei un testimone oculare di quello che è accaduto. Sì, Marco, buonasera a te e buonasera a tutti i telespettatori. Beh, si doveva trattare di una partita amichevole tra Alma Juventus Fano e Ancona 1905, ma come tutti ben sapete i rapporti tra le due tifoserie non sono mai stati idilliaci. Io, ahimè, mi sono trovato in mezzo agli scontri perché una volta parcheggiata la mia auto mi stavo accingendo a raggiungere la tribuna stampa per fare il servizio di telecronaca per la nostra emittente, quando mi sono trovato dietro praticamente due macchine di Ancona con ragazzi anche piuttosto ben messi anche fisicamente, che brandivano armi con passamontagna, quindi ti posso dare per certo della premeditazione della cosa. Si sono diretti verso il bar Metauro, dove c'era una decina, anche qualcosina in più di tifosi Granata che, come sempre in tutte le gare interne, consumano caffè o cos'altro praticamente qui al bar, e hanno letteralmente i tifosi anconetani hanno completamente divelto anche la parte esterna del bar. Io qui con me infatti ho proprio il proprietario del bar Metauro, Stefano Moricoli, che naturalmente come tante persone che erano dentro il bar è rimasto un po' scosso anche da questa vicenda. Stefano. Sono rimasto scosso anche perché non, è una cosa che non ci si aspettava, perché non eravamo tutti tranquilli, facevamo la solita bevutina, diciamo, tra tifosi, e dalle spalle si è visto arrivare questa macchina e nascosti da dietro qua al palazzo c'era una cinquantina di anconetani che sono arrivati e li hanno saliti, diciamo, con mazze, eccetera, eccetera. Io purtroppo ero dentro e quando mi sono accorto di tutto questo, ho cercato, c'erano delle ragazze, quindi delle donne, ho cercato di proteggere le donne e di chiudere la serranda. Purtroppo fuori è stato un putiferio. Danni al locale? Nel locale comunque ci sono stati, perché se, come uno si Possiamo vede, ci vederli? sono Possiamo dalle vederli? sedie con cui si sono Ecco, picchiati, guardiamoli, dalla visto che siamo serranda lì. che hanno cercato di alzarla per poter entrare dentro. Sì, se possiamo vedere anche i danni, magari, ecco Stefano, se possiamo entrare anche No, all'interno fuori. del Immagino bar. che dentro Fuori non sia siamo successo picchiati, nulla. questa che l'hanno divelta, questa qua l'hanno divelta proprio, cioè nel senso che hanno cercato di alzarla, di far forza, hanno provato poi dalla parte di qua, dove c'è la fisioterapista, hanno cercato di bruciare la porta con dei fumogeni, con qualcosa del genere, e hanno ammaccato anche le macchine del parcheggio qui adiacente, alcune macchine insomma, quindi sono stati abbastanza danni. Ecco Marco, io ti faccio presente che io stesso mi sono dovuto rifugiare in un cancello, in un condominio, perché ero letteralmente in mezzo ai tifosi anconetani che erano veramente delle furie. E io li ho visti in faccia e veramente non ti nascondo che anche in me c'è stato un qualche attimo, ecco, di paura. Ecco, un corpo contundente, un'arma. È un'arma veramente, ed era piena con un ferro dentro, quindi quando uno viene colpito con una cosa del genere, penso che non è che sia poche cose. Speriamo che sia l'ultima volta che succeda una cosa del genere, mi auguro perlomeno. La gara dovrebbe essere cominciata perché sono le 20:35, quindi l'orario di inizio era per le 20:30. E io, Marco, direi che per il momento qui dal bar Metauro è tutto, anche perché non c'è più nessuno oltre al proprietario Stefano.